Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale hobbistico sulla lavorazione del legno. Io sono Massimo e sono un grande appassionato. Oggi andrò per la primissima volta a sperimentare l'utilizzo delle resine. Il mio intento è quello di applicarle in futuro sulle lavorazioni magari alla CNC che vedete qui dietro, autocostruita, in qualche lavorazione al tornio e tante altre cose. Per tutto questo ringrazio Resin Pro che ha fornito il materiale per la realizzazione di questo e per i futuri video. Ma adesso sigla! Allora, dobbiamo mescolare il componente A in rapporto 100 a 67 col componente B. Questa è la mia prima esperienza con le resine, la prima volta in assoluto. Pertanto, per facilitare la miscelazione, evitare calcoli inutili e visto che non mi serve tantissima resina per fare questo primo esperimento, ho scelto di miscelare 100 grammi del componente A e ora vedremo, verserò 67 grammi, all'incirca ci proviamo, del componente B. Andiamo ad aprire anche il fustino del componente B. E ora cercherò di versarlo senza fare cadere fuori. Dobbiamo arrivare a 67. Direi che meglio di così, difficilmente ci avviciniamo. Tra i prodotti che ho scelto c'è questo Vitrail, è un colorante che dà un effetto simil vetro, un azzurrino, quindi colorerò questa piccola quantità di resina e vediamo che effetto riesce a dare. Per me, ripeto, è un esperimento, è tutto una prima volta. Dopo la miscelazione è consigliato un tempo di applicazione di 30 minuti, quindi entro 30 minuti già la resina deve essere nel contenitore che la accoglierà, dove la resina prenderà appunto la forma di questo contenitore. Ho lasciato riposare la resina qualche minutino all'interno del contenitore e il mio intento è quello di versarlo in questo di silicone. Anche il contenitore dove ho miscelato le resine e i componenti è in silicone, questo faciliterà poi in futuro la pulizia. È un contenitore che già avevo e che uso per miscelare gli stucchi nei miei restauri e sarebbe consigliabile comunque avere un contenitore trasparente per poter guardare meglio il colore, mentre con questo scuro è abbastanza difficile percepire la tonalità di colore ottenuta.
Comunque questo è il primo esperimento e mi serve più che altro per capire come miscelare la finitura che otterrò alla fine della fase di consolidamento e quant'altro. Procedo quindi a riempire il contenitore trasparente in silicone, è un cubo di 5 cm di lato. Direi che la quantità era praticamente perfetta, è rimasto pochissimo, ma ciò passo nella manica, vediamo se riesco a riempire anche questo piccolissimo vuoto, forse addirittura quello leggermente più grande. Non ho preparato nulla, è tutto praticamente improvvisato, così vedo anche la differenza della solidificazione al cambiare del volume. Dai che forse riesco a riempire anche quest'ultimo piccolo cubetto. Finito di versare tutta la resina, vediamo che le bollicine cominciano ad arrivare sulla superficie e la cosa da fare per eliminarle, per quello che ho potuto vedere negli altri video trovati in rete, è di passare o una fiamma o una pistola termica. Nel mio caso proverò con la pistola termica, vediamo cosa succede. Imposto la temperatura abbastanza alta, 450 gradi, però voglio abbassare la velocità della ventola per evitare che esca fuori. Non mi piace, c'è troppa potenza. Ecco, più distanza. Direi che in questo caso forse è meglio la fiamma, quindi opto per passare una piccola fiammetta. Vediamo come va così. Decisamente più efficace e non crea il problema di far uscire fuori il materiale. Ora mano a mano che vanno uscendo le bollicine farò questo lavoro. In attesa che la resina asciughi ci vediamo fra un poco. Un commento che vorrei fare è che durante tutte le fasi della miscelazione della resina ho notato che non si è sviluppato nessun odore. Veramente quasi inodore, bisogna avvicinarsi per poter sentire qualche odore. Poi questo piccolo esperimento mi permetterà di capire se con la resina che ho preso io, quella che è idonea per la costruzione di tavoli, ovvero con spessore superiore ai 2 cm fino ai 5, posso fare anche dei piccoli oggetti. Quindi in questo caso, avendo dei volumi diversi, sperimenterò i tempi di asciugatura e sperimenterò quindi la fattibilità più che altro della realizzazione di piccoli oggetti con una resina che è nata per un altro scopo. Allora, dopo circa 36 ore sembra abbastanza solidificato, ci è voluto un bel po' di tempo anche perché la temperatura del laboratorio è bassa, sui 15 gradi. E la notte scende anche di più. Ho bagnato le parti interne e adesso rimuovo il cubo di resina dall'interno della questa scatolina di silicone.
Allora, eccoci amici, sono passate più di 36 ore e faccio qualche considerazione finale. La prima cosa che ho notato è che la resina ha subito un ritiro volumetrico. Ciò ha comportato sulla superficie che era più a contatto con l'aria, che era contatto, quindi quella aperta della scatola in silicone, si è creata una specie di superficie concava con un rialzo quindi sui bordi. Altra cosa, i tempi erano lunghi perché in laboratorio c'era la temperatura ambientale molto bassa, cioè sui 14-15 gradi. Temperature con temperatura superiore, magari i tempi si accorciavano anche di molto. Durante la fase di asciugatura non ho notato lo sviluppo di calore, anche se non ho misurato con uno strumento, non ho apprezzato avvicinando il dito sulla parte esterna nessun aumento di calore. Poi altra cosa che ho notato è che sono stato troppo violento nel miscelare le resine, i due componenti, e col fatto di averle miscelate con l'avvitatore in maniera molto veloce ha comunque lasciato molte microbolle all'interno del cubo. Non tutte sono arrivate a emergere sulla superficie ed essere scoppiate con la fiamma. Quindi per il futuro il fatto di miscelare in maniera un pochettino più lenta, magari un po' più prolungata, evitando di creare tutte queste bolle, è da tenere in considerazione, in forte considerazione. Però devo dire che tutto sommato questo effetto delle microbolle è piacevole, perché in questo caso sembra glitterato. È simpatico anche notare che dove il volume è maggiore il colore risulta essere più scuro rispetto ai volumi più piccoli. Il video per oggi è terminato qui. Come avrei capito, si tratta di un progetto semplicissimo ed è stato realizzato solo per iniziare ad avere confidenza con la lavorazione delle resine. In futuro le lavorazioni saranno sempre più coinvolgenti e sempre più complicate. Introdurremo le lavorazioni col pantografo a controllo numerico, qualcosa attorno e qualcosa con le tecniche miste. Quindi, se il video ti è piaciuto, aiuta a farmi crescere il canale, metti like e condividi, soprattutto iscriviti al canale. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo per la prossima puntata. Mi raccomando, sempre qui da Geppetto Digitale. Ciao!